novembre si inaugura la farmacia di Sfera in via Marconi a Imola, sono insieme al direttore di Sfera Farmacie. Che cosa rappresenta per voi questa inaugurazione? Diciamo il lancio definitivo di quello che deve essere il nostro format di farmacia comunale. Noi, tutto lo staff, tutto l'organico di Sfera ha l'orgoglio di essere comunale, nel senso di promuovere servizi e profitto anche per la cittadinanza. E la nuova farmacia diciamo sarà un po' la fucina per le altre, dove sviluppare, testare nuove modalità di servizio per il cliente e di servizi. Quindi questa farmacia è la prima, il format diciamo l'abbiamo già in parte visto in altre farmacie da poco ristrutturate, cioè tipo a Budrio, a Castel San Pietro, a Lugo, ma qua abbiamo raccolto tutto ciò che possiamo fare in questo momento, pensare di innovativo. E conseguentemente abbiamo implementato la cabina estetica con un estetista professionale e con la scelta di prodotti che possono essere utilizzati a salvaguardia della salute della persona, per cui certe cose la nostra cabina estetica non farà, tipo di grande richiesta peraltro, lo smalto permanente, parlo alle donne, le signore, permanente e semipermanente, perché sono cose che sono dannose per l'unghia e conseguentemente anche come viene fatto, sia lavori più semplici come possono essere pedicure e manicure, sempre con grande attenzione alla salute della cliente. Poi abbiamo la nostra servizi di autoanalisi, abbiamo sviluppato e inserito profili nuovi in modo che il cliente possa trovare tutto ciò di cui necessita, quindi il profilo lipidico e glicemico c'è un po' dappertutto, però abbiamo inserito anche il profilo renale e di prossima introduzione sarà la possibilità di fare anche l'emocromo, che è un grande vantaggio per dare totale nelle nostre farmacie. Poi abbiamo avviato questo discorso di questa piattaforma tecnologica che collegato i vari strumenti delle analisi, quindi sia per le autoanalisi ma anche l'elettrocardiogramma, l'olterpressorio e l'elettrocardiogramma, l'olter ECG, ma che non siano esami persi, perché magari poi ti resta il bigliettino e non, magari te lo perdi, ma di attraverso la possibilità di registrarli in un proprio spazio cloud, il cliente potrà accedere con la propria password, avere, recuperare tutti i propri dati e portarli, perché no, al proprio medico, al proprio specialista. Quindi questo è una cosa estremamente innovativa di cui sono molto soddisfatta, perché dico sempre Imola, gli imolesi si meritano tutto ciò, si meritano una farmacia bella, una farmacia funzionale, una farmacia che dà grande apertura anche i giorni festivi, sotto la neve, il Natale e perché no Santo Stefano, cioè di avere sempre un servizio per loro. In più un organico fantastico, di cui sono veramente soddisfatta. Sfera ha puntato sempre molto sulle persone, perché sono quelle che fanno la differenza, sempre. Con questa nuova farmacia arriviamo a 17, 2017 17 farmacie, quindi speriamo nel 2018, cosa facciamo? Sono insieme al presidente di Conami, Stefano Manara. Si è da poco concluso il festival di pubblica utilità a Imola, da voi organizzato nel quadro mese di Ferrari. Beh, questo è un altro servizio di pubblica utilità. Certo, questa è veramente l'espressione massima della pubblica utilità, un servizio di farmacia. Dopo anni di attività vogliamo essere ancora davanti, vogliamo ancora esprimere i servizi migliori e le sedi adatte a fare questo. In questo caso la pubblica utilità è anche la scelta di questo immobile in questo luogo, che certamente era la zona della stazione, un complesso da provare di riavviare, da riconsegnare alla città. Quindi questo sforzo è stato uno sforzo importante, un investimento da 1,5 milioni. Siamo certi che avremo anche la remunerazione del capitale, ma il primo obiettivo era quello di intervenire su questo complesso per riattivarlo. Pensando anche, diciamo, al comfort dei clienti con il parcheggio coperto. Sì, il parcheggio coperto, intanto c'era bisogno di parcheggi, perché questa zona è una zona che ha bisogno di parcheggi in generale. Quindi avevamo questo spazio interno, sono 600 metri quadri di parcheggio, 14 posti auto, consentono
al cliente di entrare al coperto ed entrare in farmacia senza bagnarsi e senza altre problematiche, e avere la certezza di avere sempre un parcheggio comodo per entrare. L'altro servizio che crediamo sia importante dare alla città è quello delle aperture, degli orari. Noi crediamo che qui dai prossimi mesi inizieremo con un orario 7 giorni su 7 H24. Crediamo che questo sia un servizio giusto da dare alla città. L'azienda va molto bene, è giusto reinvestire gli utili dell'azienda in servizi al cittadino. Insieme al presidente di Sfera Farmacia Roberto Rava, nei nuovi locali che ospiteranno gli uffici quando si pensa di trasferirsi a Firenze? Ma abbiamo già cominciato a lavorare sugli impianti, come vedete sul computer, già dalla prossima settimana, già da lunedì cominceremo a trasferire un po' di materiali e un po' di operativi qui sulla nuova sede. Che cosa rappresenta per Sfera Farmacie questo investimento di Konami? Tutti i soci hanno ritenuto opportuno sfruttare questa occasione che tramite Konami ci viene data. La nuova sede, oltre ad essere, come vedete, spazi moderni e funzionali, ci garantirà anche l'opportunità di avere sinergie importanti, sia con la sede del Konami che ci offre dei servizi operativi e gestionali, sia per quanto riguarda, come abbiamo detto, in farmacia per la sperimentazione di tutti quei nuovi servizi che stiamo implementando qui su Imola, che intendiamo poi gestire e portare su tutti i territori. Quindi qui questa vicinanza anche fisica tra la direzione generale e la farmacia, che come sarà nei prossimi mesi sarà un po' il punto di riferimento per nuovi servizi, riuscirà a darci delle sinergie importanti per migliorare i servizi. Siamo insieme al sindaco di Imola, Daniele Manca, negli spazi, anche questi nuovi, sopra la farmacia appena rinnovata, spazi che ospiteranno gli uffici di Sfera. Sindaco, un intervento questo non nel salotto buono della città, ma un intervento che può aiutare a crescere la città. Sì, è un intervento di rigenerazione molto bello, molto importante, dà il segno che si può non consumare suolo e produrre il recupero dell'esistente. Questo è un intervento, complimenti agli architetti, complimenti alle imprese che hanno lavorato, molto molto importante, dà il segno di un'idea di futuro della città, apre spazi per recuperi ulteriori nella zona vicino all'asse ferroviario, e comunque stiamo parlando di un asse molto centrale, molto vicino al centro della città, quindi è un bel intervento che riporta qui un'azienda pubblica importante come Sfera, che cresce, che sta crescendo, sempre nei territori di Faenza, di Medicina, ma anche di Vestre San Pietro, di Udine. Quindi un sistema comunale che ha potenzialità di crescita. Le farmacie comunali sono sempre state e rappresentano tuttora un orgoglio di questa comunità. Vogliamo migliorare i servizi, ampliare gli orari, garantire più servizi ai cittadini, garantire una presenza in questa sede, in questa farmacia, sempre, durante il giorno e anche durante la notte, perché vuol dire migliorare i servizi ai cittadini. Cioè, reinvestiamo le risorse che produciamo in miglioramento dei servizi alla comunità. Mi sembra un bel modo per dimostrare che il pubblico può essere efficiente e soprattutto può produrre servizi buoni per i cittadini. Dottoressa Elisa San Giorgi, quali sono i punti di forza della nuova farmacia di Via Marconi? Allora, noi puntiamo sul naturale, quindi io sono una farmacista esperta in omeopatia, quindi tra poco a marzo inizierò anche un master dopo aver già fatto 3 anni di una scuola, e quindi punteremo molto ad allargare il nostro reparto di omeopatia e fitoterapia. Inoltre siamo una farmacia con molti servizi, quindi tendiamo a fare emoglobina glicata, tutto il profilo lipidico compreso colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi, e abbiamo anche un'infermiera specializzata che farà l'elettrocardiogramma e l'holter. All'interno della farmacia abbiamo anche una cabina estetica con un estetista professionale che fa tutti i trattamenti viso, corpo, ceretta, con un particolare metodo Skins che è indolore. Ci sono delle categorie individuate con dei settori all'interno della farmacia. Uno di questi recita consiglio dermatologico, quindi diciamo si torna un po' all'origine anche in qualche modo, cioè questa farmacia è moderna ma comunque rispetta l'origine del mestiere del farmacista, cioè il consiglio al cliente su che cosa utilizzare.
Certo, noi nella nostra farmacia tendiamo ad essere professionisti in vari settori, quindi come abbiamo il naturale abbiamo anche delle dottoresse specializzate nella dermocosmesi, in modo da garantire al cliente un approccio giusto e trovare il giusto prodotto per la propria pelle e la cura della propria persona, anche affiancata con l'aiuto di un estetista professionale. Ogni parte della farmacia è dedicata a un particolare settore, che può essere la dermocosmesi, l'omeopatia, la fitoterapia.